Rieccoci tutti quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, una buona serata a tutti voi in questo terzo contenuto di giornata e parto subito con un saluto calorosissimo all'amico Alessandro, auguri di pronta guarigione, mi raccomando rimettiti presto e la prossima volta stai più attento, mi raccomando, ok? Scherzi a parte, partiamo dalla conferenza stampa di Thiago Motta perché è sembrata molto seria, molto professionale. Un allenatore umile, ok, molto posato, che ha fatto capire in tutte le salse che non si tirerà indietro da nessun obiettivo. Non avrà alibi, soprattutto nel numero di partite, visto che col Bologna ne giocava meno, e anche se avrà due partite di media settimana, vuole essere competitivo in tutte le competizioni, a partire dal campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana in Arabia, Mondiale per Club e Champions League, senza esclusione di colpi, partendo dal possesso palla, dalla tattica, dalla tecnica e ovviamente anche dalla preparazione atletica, che sarà fondamentale a detta sua per arrivare a fine stagione in pompa magna, riuscendo a mettere in difficoltà tutte le squadre, dalle più piccole alle più grandi. Come avevo detto, senza aver paura di nessuno e uscire dal campo con la mentalità di aver dato tutto quello che si aveva, senza remore e senza preoccupazioni e pensare se avessi dato quel qualcosino in più, tirato la gamba indietro una volta in meno, quello non dovrà succedere. Quindi grande mentalità anche da parte di Scanavino e di Giuntoli, che ovviamente hanno presentato Thiago Motta. Giuntoli è stato molto chiaro anche sul mercato, sia per quel che riguarda gli esuberi, sia per quel che riguarda le entrate. Ha detto che serve un giocatore per reparto, quindi come abbiamo detto arriveranno almeno altri 3-4 giocatori. E quindi insomma, diciamo che ci sono tutti i presupposti per vedere una Juventus frizzante, diversa, moderna, stile cantera, possiamo dirlo, e come ho detto, senza precludere nessuna speranza nemmeno ai giovani dell'Under 19 della Next Gen, che a detta di Thiago Motta daranno una grandissima mano questa stagione, sia per le tante partite che ci saranno, ma anche perché molti di loro, a detta sua, sono pronti per fare comunque il comprimario titolare in questa squadra. Ha citato Yıldız dicendo che è un giocatore completo, grande professionista, ragazzo con grande mentalità da vincente, che può fare qualsiasi ruolo, perché gli avevano chiesto se può fare il trequartista o l'attaccante e lui ha detto che quando uno è bravo a giocare, quando ha il talento, può giocare ovunque. E poi ha espresso le sue parole su Rabiot dicendo che gli augura il meglio, no, per il suo proseguio. Ha fatto capire che quando si sono sentiti al telefono durante l'estate, fondamentalmente Thiago Motta gli ha detto di non far parte del progetto e da lì poi si è portato avanti la telenovela quando ormai si sapeva che Rabiot era fuori, quindi adesso da svincolato potrà trovare il suo luogo migliore. Su Chiesa e su Sulé non si è voluto sbilanciare, ma secondo me ha fatto capire che sono sul mercato. Non tanto perché non sono giocatori potenzialmente utili alla Juventus, ma perché possono in qualche modo foraggiare il mercato in entrata, perché se vai a prendere Sancho e Adeyemi con le due uscite, è chiaro che in quel modo lì non ti mangi le mani, vai comunque a migliorare la rosa, quindi anche qui ne vedremo delle belle. Ha detto che Chiesa è un giocatore importante come tanti altri, giocatore da Juventus, Sulé lo ha visto molto bene negli allenamenti, lo ha stupito insieme ad Agic, però ha parlato in maniera diversa di Sulé e di Chiesa rispetto ad Agic. Agic ne ha parlato come un giocatore che può addirittura mettere in difficoltà alcuni titolari della Juventus, quindi già potenzialmente essere un giocatore da prima squadra, e mentre sugli altri ha un po' glissato la domanda, cioè non ha dato punti di riferimento dicendo li vedo già pronti, saranno utilissimi per la squadra, cioè ha un po', diciamo, scartato la domanda. Quindi io credo proprio che quello che hanno raccontato i giornalisti fino adesso su Rabiot lo sapevamo, Chiesa e Sulé, è la verità. Anche su Huijsen, che a modo di vedere dovrebbe essere tenuto, ma per foraggiare il mercato in entrata, specialmente per l'arrivo di Cabal e di Todibo, ci dovrà essere un sacrificio. E come ho detto, meglio farlo con giocatori, come ho detto, giovani, che è vero di belle speranze, però poi magari non sai cosa ti potranno dare nell'immediato, no? Quindi ci tocca a volte fare anche questi sacrifici, anche perché gli altri sei esuberi non è che ti potrebbero consentire di monetizzare così tanto, perché De Sciglio, Rugani, McKenny, Arthur, Kostic e Milik non è che ti portano in casa così tante cifre, mentre singolarmente Sulé, Chiesa e Huijsen a testa ti portano 35 uno, 25 l'altro e 30 Huijsen. Quindi ecco, la differenza sostanziale sta in quello. Quindi vedremo anche qui come si muoverà Giuntoli, che sarà chiamato comunque a fare un'opera veramente difficile, no?
di ristrutturazione, specialmente per quel che riguarda le cessioni, perché sono convinto che gli acquisti li sa fare e anche bene lo ha dimostrato, ma le cessioni sono difficili perché sono tutti giocatori che in questo triennio, chi più chi meno, che ha giocato di più e chi ha giocato di meno, si sono svalutati, no? Quindi sarà comunque un arduo compito. Ecco, per concludere, hanno fatto capire, no, che con il risparmio di Rabiot, 30 milioni netti, il risparmio di Pogba, di cui nessuno parla, ma sono altri 40 milioni lordi, potrà venire fuori il colpo al centrocampo. Quindi la pista Cup Minus, e non me ne vogliono alcuni ragazzi in chat, è ancora calda, perché nonostante le parole di Percassi, che hanno fatto capire che l'Atalanta si sta muovendo su Brescianini per chiudere, su Lemana per chiudere, Orili sondato per poter affondare il colpo, sanno che Cumanes è in uscita, ma hanno detto che a costo di aspettare gli ultimi scampoli di mercato non abbasseranno le pretese. 60 milioni rimane, ok? Era 60, rimane 60. Quindi è la stessa situazione di Calafiori al Bologna. Noi non lo vogliamo cedere perché è importante per il progetto, però se volete prenderlo, questa è la cifra, perché il giocatore vuole andare via, vuole la Juventus. Quindi è chiaro che Percassi non poteva dire che è in uscita la Juventus, perché poi, ecco, rendeva tutto più facile per noi, no? Per concludere, magari riusciva in qualche modo, tramite il procuratore, ad abbassare le pretese mettendo dei bonus. Quindi la Juve non vuole, diciamo, sprecare le cartucce della contropartita in un affare con l'Atalanta. Questo secondo me è stato chiaro, abbastanza chiaro dall'ultima conferenza stampa. Quindi ragazzi, aspettiamoci questo colpo, perché Thiago Motta lo vuole a tutti i costi, l'abbiamo detto, va aggiunto dinamismo e spessore nel reparto di mediana. Con l'arrivo di Douglas Luiz e Thuram sicuramente si è alzato il tasso tecnico, però per completarlo in maniera diciamo perfetta, Tony Koopmeiners sarebbe l'ideale, perché in questo momento non stanno uscendo dei nomi, diciamo, di sostituzione per Koopmeiners. A parte la manovra del disturbo per Orili, danese della Celtic, non si è parlato di alternative. Ed ecco perché io vedo un Thiago Motta con un giunto in simbiosi con lui, molto convinti di andare su quel profilo. Quando si fissano su un profilo, e ho visto che non lo mollano, quindi io credo che proveranno a tirare dritto. E poi, se per caso proprio non ci si arriva, allora avranno già i piani B e C, come abbiamo già visto. Però, ecco, altri nomi che sono spuntati, qualora non si dovesse arrivare a Adeyemi, Sancho e comunque le prime scelte per l'attacco, Gudmundsson, l'abbiamo detto, e Berardi, due giocatori che conoscono molto bene il campionato italiano. Però allora, su Gudmundsson sono felice, perché è un giocatore di 27 anni, integro fisicamente, che può svariare su più ruoli, abbastanza duttile, no? Ma su Berardi, l'ho già detto e ripetuto, è stato anche ribadito a Sport Mediaset, no? Che è vera la trattativa, io lascerei stare. È vero che piace a Thiago Motta a livello di caratteristiche, però secondo me non è una priorità. Ecco, Gudmundsson io lo avvalerei subito. Così come darei il via libera ovviamente per Adeyemi e Sancho, per andare comunque ad infoltire una squadra che sta veramente cominciando a rendermi felice, perché vedo dei margini di miglioramento incredibili e, come ho detto, nessuna preclusione negli obiettivi stagionali. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.